DN Kronos. Il passo indietro del presidente americano Joe Biden, che ha rinunciato alla corsa alla Casa Bianca, cambia la prospettiva con cui l'Europa guarda alle prossime elezioni americane. Mancano poco più di 100 giorni, a sfidare Donald Trump ci sarà Kamala Harris o un altro candidato democratico, ma ora la partita, vista da Bruxelles, diventa almeno contendibile e lo scenario cambia. Benvenuta e benvenuto a Eurofocus di ADN Kronos, il nostro podcast dedicato all'universo Europa. Unisciti a noi per conoscere e soprattutto comprendere le scelte che definiranno il nostro futuro. La vittoria di Donald Trump alle elezioni americane, viste le condizioni di Joe Biden, era data ormai quasi per certa a Bruxelles, con tutte le conseguenze del caso, legate alle posizioni estremiste, isolazioniste e protezioniste, alimentate anche dalle indicazioni di James David Vance alla vicepresidenza. Una vittoria di Trump cambierebbe i rapporti tra Stati Uniti ed Europa sul piano della politica internazionale, a partire dalle sorti dell'Ucraina e dai rapporti di forza con la Russia, sul piano della politica economica e commerciale, sul piano dei diritti civili. A prescindere dalle valutazioni e dalle sensibilità politiche, questo scenario renderebbe più lontane Washington e Bruxelles. Sì, l'annuncio è arrivato proprio su X, mi ritiro dalla corsa per la Casa Bianca e parlerò in questa settimana, quindi nei prossimi giorni, alla Nazione per spiegare questa decisione e naturalmente continuerò a fare tutto quello che c'è da fare nel resto del mandato. Un annuncio a sorpresa quello del presidente Joe Biden, perché poche ore fa aveva fatto un altro post sul suo profilo personale su X in cui diceva: finalmente Donald Trump ha detto una verità, e cioè che questa è l'elezione più importante della nostra vita e io la vincerò. Quindi, anche se da giorni si parlava della possibilità di un passo indietro di Biden, in questo momento questo annuncio è una sorpresa, perché lui, che come ricorderete è risultato positivo al Covid ed è in isolamento nella sua casa al mare nel Delaware, continuava a insistere pubblicamente e di non voler abbandonare la corsa, anche se le pressioni attorno a lui crescevano da parte di molti big del Partito Democratico, a partire dall'ex presidente Obama, naturalmente dalla ex speaker della Camera Nancy Pelosi. Gran parte dei deputati democratici glielo chiedevano da tempo. Per questo la notizia arrivata nel weekend riapre quantomeno la partita, soprattutto se letta con occhi europei. Anche se la partita in casa democratica è tutta da giocare, perché la candidatura formale di Kamala Harris, che ha ricevuto l'investitura direttamente dal presidente Biden, potrebbe arrivare solo il 19 agosto, quando si celebrerà a Chicago la convention e 4.600 delegati democratici dovranno decidere a chi affidare la nomination. Non è detto che sia Harris a sfidare Trump, e nel caso lo sia, può essere determinante anche la scelta del vicepresidente, che potrebbe contribuire a spostare una parte dell'elettorato. Il nome del governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, è ad esempio un nome forte per tante ragioni. Il peso che ha il suo stato, chiave in tutte le precedenti elezioni, l'età, il consenso che gli ha consentito di correre incontrastato alle primarie democratiche e di ottenere una vittoria larghissima contro il candidato repubblicano Doug Mastriano. Quello che sembra probabile è che le chance di vittoria democratica, pur rimanendo Trump ampiamente favorito, possano crescere nel caso in cui i democratici trovassero compattezza e argomenti solidi a sostegno di un'alternativa credibile. Well, the Americans have to decide who they want to be in the White House. And certainly, I'm sure it will be quite an important difference for the transatlantic relationship, depending on who is there. L'alto rappresentante UE, Joseph Borrell, dice con chiarezza che l'esito del voto cambierà le relazioni transatlantiche. L'altro dato consolidato è che l'orientamento progressista del Partito Democratico è percepito in Europa come una via d'uscita rispetto al ritorno del trumpismo, se possibile rafforzato in chiave anti-europea dalla dottrina di Vance.
Eurofocus è un podcast originale ADN Cronos. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti, abilita le funzioni segui e notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Resta sempre aggiornato su adnchronos.com. Musiche su licenza Machiavelli Music.